Bentornati al consueto appuntamento con l'informazione del notiziario ADI, la testata giornalistica delle Assemblee di Dio in Italia. La ripresa delle attività congressuali in tutta Italia, seppur con le dovute cautele e l'osservanza dei protocolli anticontagio, hanno offerto l'occasione di riprendere gli incontri organizzati per lo studio della Parola di Dio, ma i dettagli li ascoltiamo nel servizio di apertura del nostro giornale. Buon ascolto con il notiziario ADI. Il Comitato di Zona Sicilia, in collaborazione con l'Istituto Biblico Italiano, ha attivato per il triennio 2021-2024 la Scuola di Cultura Biblica. Dopo diversi anni dall'ultimo corso, si è voluto dare ai giovani credenti della Sicilia un'altra possibilità di studio della Parola di Dio. A partire da ottobre 2021 hanno avuto inizio le lezioni presso tre diverse sedi: Palermo per la Sicilia occidentale, Agrigento per la Sicilia centrale e le isole di Lampedusa e Pantelleria e Paternò per la Sicilia orientale. Inoltre, per favorire la partecipazione dei credenti delle isole minori, è stata attivata la modalità a distanza. Diversi pastori, provenienti anche da altre regioni, si alterneranno nelle sedi del corso per garantire una formazione su temi di dottrina ed etica cristiana. La Scuola di Cultura Biblica, aperta ai credenti tra i 18 e i 55 anni di età, richiede come requisito minimo la conversione da almeno un anno, il battesimo in acqua e, possibilmente, anche il battesimo nello Spirito Santo. L'occasione è importante per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Lettera di Paolo ai Colossesi, capitolo 2, versetti 2 e 3. E passiamo ora al tema della gentilezza, un argomento che in questi giorni è al centro di iniziative a carattere mondiale. Seguiamo. Nel 1988 in Giappone si celebrò per la prima volta la gentilezza attraverso il Japan Small Kindness Movement, per esaltare il valore delle buone azioni che si compiono in una società. Lo scopo è guardare oltre noi stessi, oltre i confini del nostro paese, oltre la nostra cultura, razza, religione. È necessario essere consapevoli che siamo cittadini del mondo e che la gentilezza è il filo conduttore che ci unisce tutti sotto la comune bandiera del rispetto verso il prossimo, spesso simboleggiata dai piccoli gesti mossi dall'amore verso gli altri e il loro bisogno, senza trascurare necessariamente i propri. Molte le iniziative che promuovono la settimana della gentilezza attraverso progetti scolastici per la lotta alla violenza. L'evento è anche sostenuto attraverso il web, dove ogni anno si organizzano flash mob in tutto il mondo perché si sviluppi una cultura orientata all'empatia e all'ascolto attivo nei contesti relazionali. La gentilezza nella Bibbia è un dovere cristiano verso gli uomini in genere. L'Apostolo Paolo ne parlerà a Tito, invitandolo a non tralasciare i doveri che coinvolgevano e che coinvolgono tutti ancora oggi. Tra queste esortazioni utili alla vita cristiana troviamo scritto in Tito, capitolo 3, versetti 1 e 2. Ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità, che siano obbedienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Altre edizioni della Bibbia traducono gentilezza con mansuetudine, avvicinandosi ancora di più al modello perfetto di Cristo Gesù, mansueto ed umile di cuore. La gentilezza ci richiama alla pazienza, alla sopportazione, alla mitezza d'animo. La celebrazione della gentilezza ci esorta a recuperare questo nobile sentimento verso tutti, credenti e non credenti, amici e nemici ancor più, perché incoraggiati dalla dichiarazione di Gesù, beati i mansueti, consapevoli che non è in virtù di opere buone e gentili che l'uomo ottiene la vita eterna, celebriamo la gentilezza che scaturisce da un cuore rinnovato per mezzo della grazia salvifica di Gesù Cristo il Salvatore. A conclusione di questa edizione, seguiamo un approfondimento riguardante il diritto del lavoro, osservandolo però alla luce della Parola di Dio. L'articolo 4 della Costituzione italiana recita:
la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Quanta profondità e quanta visione in queste parole scritte dai nostri padri fondatori. Oggi molti lamentano da una parte lavori troppo sottopagati, dall'altra parte un eccessivo costo del lavoro. Molti ancora lamentano la difficoltà di trovare persone che hanno voglia di lavorare. Indubbiamente il lavoro è un diritto e un dovere, come leggiamo nella Costituzione. Ma non deve essere fine a se stesso. Non si può lavorare per tenere occupata una giornata tanto per non annoiarsi. Non si può neanche lavorare sapendo di rischiare continuamente la salute e privando la propria vita delle minime misure di sicurezza. Il lavoro deve concorrere al nostro progresso materiale e anche spirituale, come per gli uomini così anche per le donne. In molti paesi del mondo questo diritto è negato, ma anche in alcune realtà del nostro paese questo diritto è continuamente negato. Nella parola di Dio, che qualcuno definisce troppo antica, Dio prevedeva che al lavoro corrispondesse un equo salario e il sopruso e la negazione del salario vedeva il garante, cioè Dio stesso, prendere le parti del lavoratore frodato del proprio salario. Molti testi biblici ne parlano abbondantemente, uno fra tanti lo troviamo nel libro del Levitico al capitolo 19, il versetto 13. Non opprimerai il tuo prossimo e non gli rapirai ciò che è suo. Il salario dell'operaio al tuo servizio non ti resti in mano la notte fino al mattino. Altri riferimenti al lavoro li troviamo in Deuteronomio capitolo 24 versetto 15, nel libro del profeta Geremia al capitolo 22 al versetto 13, nel libro del profeta Malachia al capitolo 3 versetto 5 e ancora nella prima lettera dell'apostolo Paolo a Timoteo al capitolo 5 il versetto 18, come anche in Giacomo capitolo 5 il versetto 4. Dopo aver letto attentamente alcuni di questi brani biblici, nessuno potrà pensare che Dio non osservi come una società che si ritiene civile e si richiama a radici giudaico-cristiane, dimentichi la dignità della persona e faccia dilagare l'ingiustizia sociale. La parola di Dio, ancora una volta, ci stupisce dandoci profonde lezioni di vita. Termina qui l'appuntamento con l'informazione del notiziario ADI. Condividete questa edizione sui vostri profili social e con i vostri amici e continuate a seguire il notiziario ADI in podcast su Spreaker.com, sul profilo Facebook del notiziario ADI e sul canale YouTube della nostra redazione. Vi ricordiamo l'app gratuita ADI DMRT con cui potrete ascoltare la programmazione di Radio Evangelo, seguire gli aggiornamenti del notiziario ADI e condividere le rubriche di ADI audiovisivi. Grazie a tutti voi per l'attenzione e ancora un saluto dal notiziario ADI, l'attualità della parola di Dio nelle notizie di tutti i giorni.